Eder. Mech. Pallister. Buona giornata da Sensi di Valocchi. Oggi ritorniamo a parlare del caso di Giancarlo Pari, la persona, l'anziano scomparso da Rimini oramai 40 giorni fa. Però prima di parlare di questo caso vorrei spendere due parole, se mi consentite, a mio favore. Io non mi reputo da essere un sensitivo, perché se andiamo a guardare siamo tutti un po' sensitivi, no? Io sono qualcosa di più di un semplice sensitivo, nel senso che io mi reputo da essere un investigatore dell'occulto, ossia, e ho dato una prova molte volte della mia preparazione in questo senso. Partiamo, vorrei citare un episodio che successe qualche mese fa. Un signore qui nelle campagne di Cerveteri occultò il corpo della mamma. La indagine che fecero alla Procura della Repubblica, che apportò questa persona di una certa età, lo portarono in carcere con l'accusa di omicidio ed occultamento di cadavere. Il sensitivo Alocchi disse che quel giorno in quella località non c'era stato nessun omicidio. Fanno l'autopsia, trovano il corpo, fanno l'autopsia a questa donna e dall'autopsia viene fuori appunto che questa donna è deceduta di morte naturale. E hanno dovuto prendere e hanno dovuto scarcerare quest'uomo. Ecco, questo vuol dire essere investigatori dell'occulto, perché spesso e volentieri le mie sensazioni sono molto più precise di chi appunto svolge le proprie indagini. Questa è una delle tante prove che io, che Alocchi Mario, il sensitivo, l'investigatore dell'occulto, ha portato in tantissimi anni di attività. Giancarlo Pari. Ritornando al caso di Giancarlo Pari, ho valido motivo da ciò che ho visto che il corpo di Giancarlo Pari, che sarebbe deceduto, si è sentito male, ha a che fare con l'acqua. Di conseguenza credo che sarebbe opportuno cercarlo in qualche pozzo o qualche cisterna che lui è caduto dentro e ancora purtroppo non lo si è trovato, perché non si è ancora arrivati nel luogo esatto dove lo stesso è, a mio parere, caduto. Ecco, questa persona io non so, io spero che la trovano, però vi ripeto, un suggerimento che vorrei dare io a chi appunto sta svolgendo le proprie ricerche a Rimini: cercatelo, che è un corpo di una persona oramai deceduta da 40 giorni, che ha a che fare con l'acqua. Il corpo o è caduto in qualche pozzo o in qualche cisterna. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.